No, come 5 secondi? Aspetta, aspetta. Uno, bene. 13 secondi. No, devo muovermi. Devo mettere uno shimmer. Oddio. No, aspetta. Ma ciao a tutti, ragazzi. E ben ritrovati sul mio canale YouTube. Prima di incominciare, volevo ringraziarvi tantissimo per questi 300.000 iscritti. Mamma mia. State crescendo veramente tantissimo e sono stra contenta. E se non fai ancora parte della Rienne Family, che cosa aspetti? Iscriviti! Tanto è gratis! E ovviamente iscriviti anche agli altri canali Instagram e TikTok, eh? Mi raccomando! E per festeggiare questi 300.000 iscritti ho deciso di aggiungere un qualcosina che mancava ai miei video. Che cosa sarà mai? Ebbene sì, ragazzi, finalmente anche io ho una sigla YouTube! Che bello, vabbè. Sono felicissima per come è uscita. È molto molto cute. È bellissima. Sono emozionatissima di lanciare questa sigla. Vabbè, bando alle ciance. Sigla! Era da tantissimo tempo che volevo farlo. Dunque, il video di oggi è un video makeup challenge. Ho caricato sul telefono un'applicazione che si chiama Spin the Wheel, ovvero gira la ruota. La ruota deciderà in quanto tempo dovrò truccarmi. Esempio, devo mettere la crema idratante, io girerò la ruota. Ta-da! Tipo, sono usciti 5 secondi, quindi avrò 5 secondi di tempo per mettermi la crema idratante. Ovviamente farò partire un timer e niente. Vediamo che casino combinerò. Bene, io direi di incominciare subito. Cominciamo con l'applicazione della crema idratante. Ok, ho 15 secondi di tempo per mettermi la crema idratante. 15 secondi a partire da ora. Ok, metto la crema idratante. Questa qui è di Essence, in realtà è la prima che mi è capitata a tiro. Oh, come 5 secondi, aspetta. Oddio. Ok, va bene, ce l'ho fatta. Ok, adesso tocca al primer viso. Vediamo quanto tempo ho. Un minuto. Direi che ci può stare. Un minuto a partire da adesso. Come primer utilizzo questo qui di NYX, che è il Pore Filler in Stick. Lo stendo sulle zone in cui appunto ho un sacco di pori. 34 secondi, ce l'ho di tempo. Posso prendermi tutta la calma del mondo. Vabbè, direi che siamo in tempo. Ok, e adesso tocca al fondotinta. Ho paura. Speriamo mi esca tipo 5 minuti. Anzi, minimo 2 minuti, speriamo. Speriamo. No, 30 secondi. No! Non ce la farò mai. 30 secondi, impossibile. 30 secondi a partire da ora. Oddio. Devo muovere. Ok, poi in realtà questo funge anche da correttore, però vabbè, ok. 22 secondi. Oh, stendere bene. Non ce la farò mai. Ok, guarda qua che brufoli. Oh, dai, più o meno. Quanto manca? Ok, ce l'ho fatta. Passiamo ora al correttore. Cinque minuti a partire da adesso. Questo correttore, tra l'altro, mi sta quasi finendo. Mi sono trovata molto molto bene. È di FaceGum Cosmetics. Mi sono trovata veramente benissimo. L'unica cosa è che è quasi finito, infatti. Non ce n'è più. Utilizzo lo stesso pennello che ho utilizzato prima per il fondotinta. Questo qui più che altro mi serve per le discromie, quindi per coprire bene. E magari adesso utilizziamo uno un po' più chiaro per creare le parti luminose. Veramente, veramente poco. Quindi qua. Mi sento una papera. Qua. Pennellino per sfumare. Quanto sono passati? 3 minuti. Picchietto bene. Me lo porto anche un po' sull'occhio, sulla palpebra. Ok. Mancano ancora 2 minuti e mezzo, però io direi di continuare. Passiamo ora al contouring stick. E gira la ruota, gira la ruota. 1 minuto, dai, ci può stare. 1 minuto a partire da adesso. Ok, quindi vado a stendere qui un po' sull'attaccatura dei capelli. Facciamo anche poco il nasino. E basta. 43 secondi, ok, mi devo muovere.
spray fissante per sfumare meglio. Veloce, veloce. Aia, qua c'è un brufolo che mi sta a far male, aiuto. Attaccatura, attaccatura. Quanto manca? 15 secondi, dai, dai, dai. Ci siamo, ci siamo. Rossi c'è, Rossi c'è. Basta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Adoro, 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 sono troppo forte, sono troppo forte. Passiamo ora al blush in crema. Dai, fino a qui tutto bene. Secondi, forse ce la potrei fare. 20 secondi a partire da adesso. Ok, 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 ok. Ok. Un po' qua, un po' sul naso lo metto. Ok. Fumo bene. Dai, potevo sfumarlo meglio, ma ok, ci può stare. E adesso dobbiamo fissare tutto con la cipria. Vediamo in quanto tempo dovrò applicare la cipria. Oddio, no. 10 secondi, no. 10 secondi a partire da adesso. Così, sfumo. Un po', dai, 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 ok, ok. E adesso tocca alle sopracciglia. Le sopracciglia sarà un po' complicato, perché io utilizzo sempre due prodotti, quindi a meno che non mi esce un minuto, già ci siamo. Se escono già 30 secondi sarà un po' più difficile, vediamo un po'. Ruota, non mi deludere. Ah, 30 secondi, ce la farò? No. Chapeau. 30 secondi a partire da adesso. Ah! Ok, faccio con la penna. Mi sto guardando intanto allo specchio, no vabbè, ma le farò malissimo. Facciamo intanto questo, se no. Ok. No, devo mettere pure il mascara. Quanto manca? 8 secondi. No, 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 no. Oddio, questa non l'ho disegnata per niente. Ok, ok. Niente. E questo è il risultato. Una fatta più o meno. Qua praticamente mancano completamente, però. Vabbè, il tempo è quello che è. Se no che challenge sarebbe? Su, dai. E adesso tocca agli ombretti. C'ho paurissima, ragazzi. Cioè, qui farò dei danni. Qui come minimo, cioè, 5 minuti voglio, per forza. Vediamo un po'. C'ho paura, non voglio guardare. 2 minuti, va bene, va bene. Ok, 2 minuti a partire da adesso. Prendo da questa palette di Jaclyn Hill. Prendiamo un marroncino così. A parte sto pennello tutto spelacchiato. E lo porto qui sull'incavo dell'occhio. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Sì, voglio fare un qualcosa di delicato perché non ho troppo tempo per fare tutto. Poi nella parte esterna applico un marroncino un po' più scuro. In questo modo, più o meno, mi sa che marroncino aranciato. Va bene. Quanto siamo? 34 secondi! Come 34 secondi? No, raga! Aspettate! No, in che senso? No! 16 secondi, no, devo muovermi, devo mettere uno shimmer. No! Dio, no, brutti. No! No, vabbè, raga, cioè, è orribile! E adesso tocca all'eyeliner, ancora peggio! Vediamo l'eyeliner, quanto tempo ho? No, 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 dai, no, 10 secondi. 10 secondi non faccio manco una striscia, cioè che... 10 secondi a partire, da adesso! Io mi devo muovere, ok? Oddio, no, aspetta! Ma... ne ho fatto solo uno, è di qua! No, vabbè, cioè, ma che è sta roba, ma che è? Ok, va bene, va benissimo, cioè, lanciamo una nuova moda, eyeliner in un solo occhio, va benissimo! Ora tocca al mascara! Vediamo quanto tempo ho. Giusto, mi pare giusto. Un eyeliner 10 secondi, il mascara 5 minuti. E certo, è certo. 5 minuti a partire da adesso. Però questa cosa non è giusta, cioè, perché 10 secondi un eyeliner e 5 minuti un mascara? Vabbè che
io la mattina in realtà ci impiego un po' a mettere il mascara, quando non metto le ciglia finte, perché voglio che si veda bene. Poi le mie ciglia tendono sempre ad andare verso il basso. Infatti dovrei andare a fare la laminazione, però non c'ho mai tempo. Ah, il mascara che sto utilizzando è questo qui di Maybelline, lo Sky High, nella versione Cosmic Black. Ok, questa è l'applicazione dopo una sola passata. Niente male, poi potete anche vedere la differenza con eyeliner e senza eyeliner. Io direi di fare una seconda passata, tanto il tempo ce l'ho, quindi c'è chi mi corre dietro, insomma. Poi la domanda è, ma perché quando stendiamo il mascara lo stendiamo sempre con la bocca aperta? Scrivetemi nei commenti se anche voi mettete il mascara con la bocca aperta. Siccome mancano 2 minuti, ne metto anche un altro. E questo qui invece è di Astra ed è il Subliminal Volume Mascara 2.0. Stop al tempo! Io direi adesso di mettere le cose in polvere, quindi terra, blush, eccetera, eccetera. Ok, come terra volevo utilizzare questa qui di Astra nella palette Peach Romance. Quanto tempo ho per mettere la terra? Vediamo un po'. 1 minuto, va bene, ci può stare. 1 minuto a partire da adesso. Rimuoviamo l'eccesso e stendiamo sullo zigomo, diciamo dove ho steso praticamente prima lo stick in crema. Aia, raga, qua c'è un brufolo che mi fa malissimo. Il brufolo Billy, anzi in realtà questo si chiama Billy e questo qui non c'ho un nome, non c'ho ancora un nome. Scrivetelo voi nei commenti. Now, say my name. Ho l'attaccatura dei capellini. Direi che ci siamo. Quanto mancava? 8 secondi. Ci sta. Ok, come blush vado ad utilizzare questa qua di Rimmel. Questo blush è quello che ho utilizzato per il video di Pina quando ho ricreato la maschera viso al blush. Infatti è tutta rotta. Vediamo quanto tempo ho. 15 secondi. Vabbè, farò veloce. 15 secondi a partire da adesso. Utilizzo sempre lo stesso pennello e vado sempre nelle zone in cui ho applicato prima il blush. Il blaschio, ormai lo sapete che lo chiamo blaschio. Anche qui sull'attaccatura. È già finito. Ma vabbè. Ok, però dai, carino. Mi piace perché dà quell'effetto nature, un po' aranciatino, mi piace. Come illuminante volevo utilizzare questo qui di Lotti Lond, che raga non ho ancora provato. Cioè magari non c'entra niente col make-up, vabbè, tanto è una challenge, quindi chi se ne frega. Però è figo perché è super dorato. Cioè, che cute. Proviamolo, proviamolo adesso. Vediamo un po'. 10 secondi. Ok, 10 secondi a partire da adesso. Devo sbrigare. Oh, che figo! Oddio, è bellissimo. Oddio, è tutto glitterosio. È tutto glitterosio. No, è bellissimo. Vabbè, basta. Oddio, raga, è bellissimo. Non so se l'ho riuscito a vedere. No, è bellissimo. L'ho messo anche poco. L'avrei messo pure sugli occhi. Vabbè, fa niente. Direi che è il momento di passare alle labbra. Io direi di farle rosse fiammeggianti. Allora, primo passaggio, la matita. Vediamo in quanto tempo. Oddio no. 15 secondi. 15 secondi, non riesco a fare niente. 15 secondi a partire da adesso. Devo sbrigare. E apriti. Oh, c'è tutto tempo perso per aprire. Ok. Oh, che morbida. No, vabbè. Dai, oh, mancava solo sto pezzo, però niente male. Ah, queste sono le nuove matite di Astra, le Waterproof Lip Pencil. Molto, molto cute. E rimane anche molto morbida. Figo. E adesso passiamo al rossetto. In quanto tempo lo dovrò mettere? Vediamo un po'. 20 secondi. 20 secondi a partire da adesso. Ok. Ma che figo, è strarosso. Ah, dai, niente male, devo dire. Non l'ho steso malissimo. E niente, questo è il risultato finale. Cioè, poteva andarmi molto peggio, ammettiamolo. Mancava solo un pezzo di eyeliner, però vabbè, dettagli, insomma. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Se avete altre challenge, scrivetemele qua sotto, perché no, magari le posso fare insieme a qualcun altro. Io vi saluto e ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!